Quindi questo è il primo esercizio da fare. Giusto un pochino di valutazione. Amplificatore audio non vuol dire granché, vale, vuol dire essenzialmente, come dire, se dico amplificatore audio stabilisco la banda dell'amplificatore. Banda audio, chiaro, dipende dalla fedeltà del tipo di sistema, per esempio per i CD era 20 Hz, 20 kHz la banda. In generale, più di così è difficile che possa essere utile. Sapete, una banda audio telefonica adesso sarà qualcosa tipo, insomma, 300 Hz, 3 kHz e mezzo, 3500 Hz, una banda abbastanza stretta adesso, sotto i 4. Dipende un po' dal tipo di applicazione. Comunque questo non c'è male, via. 30 Hz, 12 kHz, amplificazione 50, quindi un centrobanda 50 e poi limiti di banda vi ho dato. Okay? Di un po' delicato qui che cosa c'è? C'è la resistenza del carico che è bassa. Ora, la resistenza del carico bassa vi dà qualche pensiero nella progettazione, perché insomma, probabilmente vi ricordate che se prendete un amplificatore che amplifichi parecchio anche, ha un'amplificazione che è proporzionale alla resistenza che c'è sul carico in parallelo a quella sul collettore. Per esempio, se prendete uno stadio CE, anche uno stadio CS ha la resistenza l'amplificazione è proporzionale alla resistenza del carico in parallelo alla resistenza di collettore. Quindi 50 ohm è bassina e vi riduce molto l'amplificazione. Quindi qui che conviene fare? Tanto per rimanendo su bipolari, con uno stadio probabilmente non ce la fate, perché per amplificare 50 con bipolari dovete usare uno stadio CE, ma con un'impedenza così bassa probabilmente un CE non va bene, perché al numeratore abbattete il termine, quindi è più facile che vi servano due stadi. Quindi forse potreste cavarvela con due stadi CE oppure uno stadio CC, no, uno stadio CE che amplifichi 50 e poi in cascata uno stadio CE che amplifichi più o meno 1, però con impedenza, riesca a pilotare bene un'impedenza di ingresso, un'impedenza di uscita di carico bassa. Quindi il primo stadio ha un carico alto e quindi amplifica 50, il secondo ha un carico basso ma tanto non deve amplificare. Questa è una soluzione. Qui potete cavarvela quindi con due CE, ciascuno dei quali amplifica una parte di quei 50, magari il primo amplifica 10, il secondo amplifica 5 per esempio. Il primo è più facile farlo che amplifichi un po' di più, perché il carico del primo è l'ingresso del secondo, quindi lo potete fare alto. Il secondo a carico basso amplificherà poco. Oppure fate amplificare tutto al primo stadio e il secondo lo usate soltanto per come uno stadio CC, collettore comune, che ha un'impedenza d'uscita bassa, per cui anche se il carico è basso non attenua granché. Okay? Fate un pochino di prove, cioè fate una scelta e vedete se funziona, se non funziona fate quell'altra, vedete, i numeri li ho inventati adesso, quindi anch'io sto facendo sto ragionando come se fossi voi, nel senso non so cosa funziona. Farei una delle due cose. Generatore non mi crea problemi, non ha un'impedenza interna non particolarmente alta, quindi l'attenuatore all'ingresso non sarà granché. Che altro c'è da dire? Non c'è da dire molto. Un'unica cosa magari che merita un po' di attenzione, magari ne approfittiamo parlandone in questo caso particolare, ma un pochino più generale il discorso, è come scelgo punto di riposo. Okay? Perché tenete presente che se avete un amplificatore a due stadi, d'accordo, avete da scegliere all'incirca una decina di parametri. E qui avete 5 parametri fissati, cioè vi si dice la banda, centrobanda, limiti di banda, generatore e
resistenza del generatore e resistenza del carico, quindi avete un sacco di gradi di libertà. Questo cosa vuol dire? Che le soluzioni giuste sono tantissime. Ci sono tantissime scelte diverse, infinite scelte diverse portano ad avere la soluzione giusta, ok? Però ci sono infinite al quadrato, diciamo, sbagliate, quindi va un po', bisogna fare un po' di prove. Allora, dunque, perché questo accento sul punto di riposo? Perché pensateci un attimo, voi impostate il punto di riposo. Quando avete impostato il punto di riposo, potete calcolare i parametri di piccolo segnale. Una volta che avete i parametri di piccolo segnale, potete calcolare l'amplificazione centrobanda. Lì avete qualche grado di libertà sull'amplificazione centrobanda. Perché? Perché, come vi ricordate, potete bypassare al centrobanda alcune resistenze che invece contano in continua, e scegliendo cosa bypassare, quanto bypassare, potete aggiustare l'amplificazione, d'accordo? In questo, quindi, con le resistenze, con un set di resistenze, voi decidete il punto di riposo. Decidendo cosa bypassare, decidete il valore dell'amplificazione centrobanda. Poi avete le capacità di accoppiamento che vi permettono, che finora non avete ancora imposto, che vi permettono di decidere il limite inferiore di banda, così soddisfate l'altro requisito. Poi potete aggiungere delle altre capacità per modificare il limite superiore di banda, no? Come vi avevo fatto vedere, vi viene un limite superiore di banda massimo dovuto alle capacità intrinseche interne dei dispositivi. Potete quello ulteriormente abbassarlo in modo da fissarlo a 12 kHz come vi ho chiesto. E quello lo fate aggiungendo delle capacità che intervengano soltanto ad alta frequenza. D'accordo? Quindi questa è la sequenza. Poi, basta. Basta. A questo punto il problema è risolto. Le altre cose le abbiamo tutte un pochino già viste e sono relativamente più facili. Rimane il punto di come impongo il punto di riposo. Tra l'altro, tenete presente che se andando avanti, a un certo punto vedete che una cosa non riuscite più a soddisfarla, potete tornare indietro e cercare di modificare. Dovete tornare indietro, modificare la progettazione e poi ricominciare da capo. Faccio un esempio. Se supponiamo che voi decidiate di amplificare tutto con uno stadio, okay? Voi fate un amplificatore a uno stadio che amplifica 50 con quel carico lì, ok? La cosa più probabile che vi succede, la cosa più probabile che vi potrebbe succedere, non è sicuro perché questi non è una progettazione difficile questa, non sono numeri difficili da ottenere, però la cosa che vi potrebbe succedere è che amplificando 50 con uno stadio solo la banda non ce l'avete. Quindi quando andate avanti e calcolate il limite superiore di banda, vi viene che anche senza aggiungere niente, nessuna capacità in più, il limite superiore di banda dovuto alle capacità interne dei transistori è già più basso di 10 kHz. Ok? Allora, qui si prende, si fa retromarcia, si torna indietro e si dice, vabbè, io non ce la faccio con uno stadio solo. Cosa posso fare? Posso fare un due stadi, allora, torno, faccio un due stadi e risetto di nuovo tutto. Ok? Per questo c'è da fare un pochino di iterazioni spesso. Non sempre le cose funzionano alla prima. Allora, stavamo dicendo del punto di riposo. Allora, se prendo un bipolare, fatto così, io avrò una situazione di questo tipo. Che in continua la retta di carico sarà VCC uguale a VCE più RC più RE per IC. Quindi qui supponendo che IC sia uguale a IE, questo è RC, questo è RE, diciamo la somma delle due. Va bene?
quindi RE è uguale a R1 più R2. D'accordo? Questa è la retta di carico. Per essere precisi, questa è la retta di carico per il grande segnale, per il segnale in continua. Chiamiamo anche retta di carico statica. D'accordo? Poi c'è una espressione analoga che vale per le variazioni, per il piccolo segnale. Per il piccolo segnale che cos'è che succede? Che ok. Per il piccolo segnale che cos'è che succede? Che la tensione continua diventa zero e poi una parte della resistenza RE viene bypassata, no? Questa qui che si chiama, rimane soltanto, io ho due resistenze, RE era uguale a R1 più R2, R1 e 2 viene bypassata, d'accordo? Quindi qui abbiamo 0 uguale a VCE più, e qui ci rimane RC più RE1 per IC piccola. Okay. Questa è la relazione che corrisponde a, di nuovo alla retta di carico, però per il piccolo segnale, e questa si chiama retta di carico dinamica. Questi sono nomi brutti ma tradizionali. Dinamica perché è riferita al segnale che varia, statica perché è riferita al segnale fermo. Allora, se io rappresento le caratteristiche di uscita, IC, VCE. Allora, io che cosa ho? Ho le caratteristiche del transistore che sono fatte così, ok, parte il tremolio mio, e poi sovrapposte ad esse ho la retta di carico, giusta? Allora, rappresentiamo prima la retta di carico statica. Diciamo che la retta di carico statica mi viene questa. Quindi, supponiamo che questo sia il punto di riposo, no? Io lo scelgo. Ecco, domanda, dove mi conviene mettere il punto di riposo? Il ragionamento è semplice ed è questo. Se il se la retta di carico dinamica fosse uguale alla retta di carico statica, e questo è, per esempio, è vero se, aspettate, fatemi fare una cosa, fatemi segnare tutto, qui c'è VCC e qui c'è VCC diviso RC più RE, giusto? La pendenza di questa retta è 1 diviso RC più RE. Va bene? Questa le faccio il disegno, poi gli faccio il discorso. Questa è la retta di carico statica. Poi fatemi disegnare sulla stessa cosa anche la retta di carico dinamica. La retta di carico dinamica ha come origine il punto di riposo, perché questi VC piccolo e IC piccolo sono variazioni rispetto al punto di riposo. Se la disegno sopra, vedete, mi viene una retta che passa dal punto di riposo, perché quando una variazione è nulla anche l'altra, come deve essere ovviamente, però la pendenza è diversa, in particolare R1 è più piccolo di RE, potrebbe essere anche 0 se RE fosse tutta bypassata, per cui la retta mi viene più ripida, cioè questa pendenza è 1 diviso RC più R1, che è, poiché R1 è più piccolo di RE, la pendenza in modulo più grande. Allora, questa qui è la retta di carico dinamica. Allora, con che criterio scelgo il punto di riposo? Il criterio è questo. Io voglio che durante l'applicazione del segnale il transistore rimanga in regione di in zona, in regione attiva, in zona attiva,
D'accordo? Perché lì funziona come un amplificatore. Quindi deve rimanere nella zona dove funziona come un amplificatore, cioè come un generatore di corrente controllato a corrente. E questo avviene dove le caratteristiche sono praticamente orizzontali. Quindi vorrei che quando applico il segnale, il punto di riposo varia e rimanga in zona attiva. Allora, se la retta di carico statica è uguale alla retta di carico dinamica, quindi nel caso in cui non bypassi la resistenza R1, più o meno io potrei fare un ragionamento del genere, va bene? Io ho di là, quando la corrente scende, questo è il punto limite, no? Perché altrimenti se la IC scende sotto zero mi si interdice, va bene? Quando sale invece la corrente, il punto massimo, vabbè, approssimativamente è qui quando VC è uguale a zero, perché nel disegno è un pochino prima perché c'è la zona di saturazione che non mi piace, ma insomma se la zona di saturazione fosse schiacciata sull'asse delle ordinate avrei approssimativamente VC uguale a zero. Allora io potrei fare un discorso del genere. Mi conviene, per reggere l'escursione massima di segnale, mettere il punto di riposo nel mezzo della retta di carico statica, in modo che sia più o meno equidistante dalla regione di interdizione e dalla regione di saturazione. Se la saturazione è un po' più ampia, come il disegno che ho fatto, vabbè, magari lo scelgo un pochino più vicino alla regione di interdizione. Quindi diciamo che se la saturazione è una regione molto piccola, mi conviene scegliere una VCE pari a VCC mezzi, ok? Metterlo qua a VCC mezzi. Se la saturazione è brutta, come in questo caso, mi conviene portare una VCE un pochino più alta. D'accordo? Chiaro il ragionamento? Prima di scriverlo, anzi, no, scriviamolo. Se la retta di carico dinamica uguale alla retta di carico statica, conviene scegliere Q equidistante da interdizione e saturazione. Per esempio, VCE uguale a VCC mezzi. Va bene? Torno. Ripeto. No, quindi la cosa più ragionevole dire è equidistante tra interdizione e saturazione, quindi a seconda di dove arriva la saturazione lo scelgo in un punto equidistante, così massimizzo l'escursione massima del segnale, quindi la variazione massima del punto di riposo, che mi consente di mantenere i dispositivi nel funzionamento in zona attiva diretta. Se invece la retta di carico dinamica è diversa dalla retta di carico statica, devo tenere conto del fatto che in realtà il punto di riposo istantaneo non si muove sulla retta di carico statica, ma si muove sulla retta di carico dinamica. Quindi, per esempio, prendiamolo così, quando varia il segnale d'ingresso, Q si muove in questa direzione. Allora, di nuovo, devo. L'ideale per me, se voglio massimizzare l'ampiezza del segnale prima che si abbia una deformazione, quindi il dispositivo esca dal funzionamento lineare come amplificatore corrente, allora devo posizionare Q più o meno al centro nella retta di carico dinamica tra il punto di interdizione che è questo e il punto di saturazione che magari è più in alto, no? Per cui mi conviene abbassare VCE. D'accordo? Quindi il ragionamento che faccio all'incirca è quello. Non è critica la scelta del punto di riposo, però tanto per scegliere un valore mi
è un criterio ragionevole. Quindi, se le due rette sono uguali, mi va bene circa metà. Se la retta di carico dinamica è ben più ripida di quella statica, mi conviene avere una VCE minore di metà VCC, magari un terzo, un quarto, dipende un po' dal caso. Ok? Questo è il. Quindi questo è il primo caso. Se la retta di carico dinamica più ripida della statica, scegliamo Q equidistante da interdizione e saturazione sulla retta di carico dinamica. Quindi per esempio vado a prendere un VCE che sia un terzo di VCC oppure addirittura un quarto, insomma. Posso anche scegliere un valore intermedio, non è che deve essere tonda, non è tipicamente una scelta critica. Quindi in questo caso se l'alimentazione è 5, a seconda del fatto che bypassi o meno la RE, mi conviene scegliere una VCE di 2,5, di 2. Troppo più piccola di 2 io non andrei perché non mi ricordo in questo bipolare come ampia la zona di saturazione. Quindi VCE di 2,5 di 2 probabilmente non mi sbaglio. Ecco 1,5 probabilmente va bene. Ok? Però la IC di conseguenza in base alla retta di carico. Ok? Quindi diciamo questo aspetto del ragionamento è molto, molto semplice. Okay. Tenete presente che la retta di carico dinamica a volte, ora in questo esempio è così, a volte nella retta di carico dinamica agisce la capacità di accoppiamento e quindi in parallelo RC ci va anche RL, quindi qui viene ancora più ripida perché non c'è soltanto RC ma c'è RC parallelo RL. Per esempio, se l'RL, se prendiamo il caso nostro, è facile che vi venga un RC di 500 ohm, e quando la mettete in parallela all'RL di 50 ohm, la retta di carico dinamica viene molto più ripida di quella statica. Per cui, ecco, magari vi trovate costretti ad abbassare la VCE in modo significativo, magari a portarla addirittura un volto e mezzo, insomma. Quindi va un po', questo aspetto va un pochino verificato. Ok, provate a fare l'esercizio. Adesso cercherò di assegnarvene uno più o meno ogni settimana. Facciamo un'ora, uno direi prima di Pasqua e uno i primi di maggio, in modo che così poi siamo a posto. Va bene, ci fermiamo qui per oggi.